Buonasera a tutti ragazzi, amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, benvenuti nel mio canale. Ragazzi, analizziamo Ascoli Benevento. Prima ho fatto un video alla veloce, è stata una partita veramente molto molto bella. L'Ascoli di Sottil ha fatto veramente una grandissima partita, ad alti ritmi, addirittura ha tirato 6 volte nello specchio della porta, 4 tiri respinti. Il Benevento ha fatto veramente poco, ha fatto il gol e un altro tiro. Stop, questi sono i tabellini della gara. Un Benevento di Caserta che diciamo che vince di esperienza, una vittoria di esperienza, una squadra esperta, una squadra che sa giocare a pallone, sa dire la sua e giustamente anche soffrendo e nonostante l'Ascoli abbia giocato meglio, abbia creato di più. Il Benevento è stato molto bravo a tenere, a trovare il gol, a non subirne altri e questo è veramente tanta roba, ma io farei complimenti anche al portiere del Benevento, perché Paleari stasera ha fatto veramente due grandissimi interventi e non solo questa sera. Paleari è veramente un gran portiere, un portiere veramente che secondo me è molto molto valido, è proprio veramente bravo. Ha fatto una stagione incredibile. Ricordiamoci che Paleari è del 1992, quindi ha 29 anni, compierà 30 anni il 28 agosto. Quindi un portiere già con un'età avanzata, però Paleari sicuramente quest'anno sta facendo molto molto bene con il Benevento. Quindi Benevento, che nonostante soffre, io faccio i complimenti all'Ascoli perché ha dimostrato veramente di avere delle belle basi. Sottil ha fatto un grandissimo lavoro. Io penso che questo Ascoli il prossimo anno può veramente gettare le basi per una promozione in Serie A. Ne sono veramente convinto. Quindi complimenti al Sottil e all'Ascoli della grande prestazione. Però purtroppo Benevento, una squadra molto più esperta, una squadra che nonostante crea meno riesce a essere più concreto e stasera l'ha dimostrato portandola a casa di misura, brava a non subire reti per il suo portiere, per altre situazioni. Non ha dato mai l'idea di portarsi sul 2-0, nonostante dopo il vantaggio del 38esimo di Lapadula. Quindi questo è tutto, ragazzi. Si è concluso questo primo playoff. Domani ci sarà Brescia-Perugia, l'ultimo preliminare, e poi avremo le semifinali complete. Quindi Pisa che affronterà il Benevento, mentre il Monza attenderà domani sera la vincente di Brescia-Perugia. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, clic e clic e clic, Instagram, clic e clic e clic, Facebook, Milan e basta, tutto maiuscolo, clic e clic e clic. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte da Gerry e sempre forza vecchio cuore, rosso nero. Buonanotte a tutti ragazzi.